Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti Ciao! ad un nuovo video, io sono qua con Camilla, Ciao a vi tutte! lascerò il suo Instagram, lei è una esperta di armocromia Sì? ed è qui eccezionalmente a Trieste per me, Finalmente! finalmente dopo che ci siamo sentite da Per qua, sì, secoli. riusciamo a fare questa super seduta! Finalmente ce la facciamo, ragazzi, e soprattutto dopo anni che me lo chiedete di fare un video dedicato all'armocromia, eccovelo qua finalmente. E in diretta scopriremo che stagione E è sottogruppo a sottogruppo. Nicole. Insomma, quindi sono emozionata, ti dico la verità, Sentiamo. anche se io ve l'ho già detto, io so di essere Summer, spero di non Ok. sbagliarmi perché sennò faccio una figuraccia, però secondo me sono Summer, ma appunto come ti dicevo prima non so esattamente il È sottogruppo. molto importante, tra l'altro è una delle cose fondamentali il Ah, ecco, sottogruppo perfetto. rispetto alla stagione. Non mi sono fatta spoilerare nulla perché naturalmente appena ci siamo incontrate lei aveva già capito tutto e ho detto non spoilerarmi niente, me lo dici in video così scopriamo assieme ragazzi. Iniziamo Fondamentale. allora, guidami Ok. tu, dimmi tu. Allora, prima cosa copriamo il tuo bellissimo vestitino rosso. Ok, che sicuramente non è in paletti, Che non è. immagino, lo sapevo. Allora, andrebbero tolti anche gli orecchini, però comunque se vuoi sono piccoli, non danno fastidio, però la Ok. possiamo anche tenere. Ovviamente struccata sarebbe da fare quando non si è troppo abbronzati, troppo, Io sono ok? un po' Leggermente, abbronzata. ma non cambia tanto. Adesso ti metto questa Meno cosa male. bellissima sulla testa per coprire. Sto diventando una tovaglia. Dobbiamo coprire i Sì, capelli, giusto? assolutamente sì, qualsiasi interferenza. I capelli sono importanti se sono naturali, però comunque sempre bene Adesso la mia base, come coprire. ti dicevo prima, è naturale perché devo fare i colpi di sole domani, quindi sono almeno 3 mesi, 4 che Mamma. appunto non li tocco. Quindi appunto qui c'è il mio colore naturale. Comanda la pelle, quindi la prima cosa che io valuterò sarà come reagirà la tua pelle in base alla scelta dei colori che andiamo a mettere, e poi gli occhi, magari le labbra, che nel tuo caso si vede già che sono freddissime. Ah, ok. Cioè, c'è proprio un'indicazione di, vedi, sono molto rosate, quasi Sì, violacee, no? Quindi molto mi fredde, dicevano tutti, tipo quando andavo a scuola, è rossetto, io no? no, perché No, ma sono sono belle, ma effettivamente sono un scure. elemento che fa capire anche lì piuttosto della vena che dicono, no? Quanto è Ah, la temperatura, ok. se è più freddo o più. Allora, il primo passo nella seduta di armocromia è valutare il sottotono. Ok, capiamo se sei caldo o fredda, che è la cosa fondamentale qui. Giusto, Ok, qui io già, già lo sì. sai. Però è bello anche vedere come reagisce il viso con i drappi. Quindi abbiamo una palette di sottotono, non è una stagione, questa. Avrai un colore Ok. freddo, uno caldo, vediamo se vediamo delle differenze. Ok? Devi guardarti bene qui, non guardare giù, guarda solo la pelle e gli occhi, la parte del viso più alta. E abbiamo un rosa freddo, che secondo me ti sta molto bene A anche con me le labbra. piace, sì, stavo per dire dello stesso colore Stesso delle mie colore, poi è labbra. come se avessi un po' di blush, come se ti facesse un pochino più il viso più vivo. Sì. E un corallo. Non mi piace il corallo. Allora, qui è come se la pelle fosse un pochino più compatta, quello che vedo io, le labbra si vedono di più, la sclera dell'occhio è molto bianca, quindi l'occhio più luminoso, più riposato. Qui è come se ti appiattisse, se ti ingiallisse un po' il viso. Infatti io non mi vedo mai bene con i rossetti, gloss, No, corallo. però si nota tanta Quindi decisamente differenza. freddo. Sì, però vediamo anche gli altri, ce ne sono un po', speriamo insomma che si riesca a percepire bene. Ecco, un bel rosa A chiaro, me il rosa chiaro, ti pastello, sta piace un sacco, benissimo, mi ci vedo ti sta bene. molto molto bene. Adesso c'è un colore un pochino fastidioso, che è un salmone. Non mi piace. Cioè, il rosa, mamma mia, mi illumina il Ti viso. illumina tantissimo, è come se tu avessi delle lampadine qui che ti mandano la luce sul viso, Sì. no? Mentre con l'altro diventi proprio giallina. Incredibile. Qui abbiamo un blu, questi sono due colori molto scuri per te, ok? Quindi va bene un colore freddo, però io potessi scegliere adesso i colori un pochino più chiari, indipendentemente. Però il blu non è male, Ok, però quando sono proprio del mio colore naturale, appunto bianca bianca, mi sbatte un po' eh? tipo un Perché è un po' colore troppo scuro. scuro, è troppo scuro. Per quello Vero? dicevo che i sottogruppi sono importanti. Ecco, giusto, Ok? insegnami. Tra il blu e il marrone, qualora volessi scegliere un colore scuro, è da preferire il blu.
perché il marrone non è il tuo. Non mi sono mai vista bene con il marrone, mai. Vedi già come è, come se il viso comunque prendesse più forma, più tridimensionalità, anche l'occhio. E sempre le labbra che sono molto presenti. Qui invece diventa molto quasi malaticcio il viso, un sì, po'. No? Però ci sono dei capi d'abbigliamento, come può essere un cappotto cammello, che è un classico da avere, che non è che tu non devi metterlo più. Lo metti con sotto magari un bel maglioncione bianco. E di solito faccio così, okay, sì, perché il cammello mi piace, però più sulle altre che su di me, quindi... Ognuno ha i suoi colori, è quello che bisogna capire, giusto, che non c'è un colore che sta bene a tutte o male a tutte, ognuno ha i suoi. Andiamo al bianco, che ne abbiamo parlato prima, quindi... A me piace, bellissimo, secondo me mi sta bellissimo. Bene. Infatti tante ragazze non mettono il bianco perché si vedono bianche, dicono sono già bianca, non metto il bianco, invece no. Effettivamente c'è un po' questo pensiero. Però non va fatto così, perché comunque ti illumina tantissimo, guarda. Che deve essere proprio bianco, come si chiama, ottico, giusto? Latte, bianco, gesso. Mentre il panna direi che anche qua si vede molto differenza. Mi spegne proprio gli occhi. Molto meglio. Cioè. Molto meglio. Questo è molto importante anche per le spose, per sceglierle il bianco giusto in base a... Vero, perché ci sono un sacco di tonalità. Scegli, no? Okay. Quindi secondo differenza. Me sei molto molto fredda. Molto addirittura, ok. Sì. Facciamo una prova con i lacchi metallici. Non vedevo l'ora. Okay, andiamo a vedere anche questi qui. Quindi abbiamo l'argento, questo da valutare appunto per il make-up e anche per gli accessori, come gli orecchini. Molto bello su di te. Io già lo so che mi dirai che mi sta meglio l'argento. Sta molto meglio l'argento. Ecco, lo sapevo. Però, guardati bene. Noti delle differenze? Sì. Questo è anche un oro abbastanza scuro. Mi spegne scuro, anche, sì, infatti stavo per dirlo, che comunque è scuretto. È scuro per vedere meglio le differenze. Quindi un oro più chiaro potrebbe sì, se è più chiaro sì. È molto caldo e tende a sbattere un po', soprattutto se sono gioielli un pochino più importanti, più visibili. Come okay, pietre dovresti andare sempre sul tipo zaffiro, smeraldo, rubino, quindi allontanarti dal corallo, ma non penso che tu lo usi tanto. No, non mi ricordo. Zero, no, mai. Piuttosto l'acquamarina, il diamante, le perle se le vuoi prendere belle bianche, mai crema. Questa cosa me ne sono accorta a mie spese, perché ho visto la differenza. Fa differenza. Comunque, guardati qui, è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa, c'è una differenza enorme. Si illumina tantissimo l'occhio. Ed è come adesso, no, che sei giovane, però nel tempo, quando un po' questa parte qui cade un pochino con gli anni, questo colore te l'appesantisce. Cioè, io adesso okay, che ti guardo, sono più attratta verso la parte bassa del viso piuttosto che sugli occhi. Ok? Mentre facendo così è come se dessi più luce allo sguardo. Vediamo il blu, che è freddo ma scuro. Quindi vediamo come ci sembra. Questo è bello, è leggermente scurino, quindi io preferisco l'argento, però ti sta comunque molto bene perché è freddo, eh? Infatti questa tonalità di blu, cioè solo il colore intendo, mi piace di questo solito. È bello, ma soprattutto se metti un leggero scollo, un bello orecchino importante, freddo, un diamante, qualcosa che si veda, è meraviglioso. Questo non già lo so niente. Che... Questo è il peggiore, però purtroppo lo proviamo. Il rame! Anche qui tante quando si vedono dicono, ma mi vedo meglio perché sono più scura, ma non è un abbronzato, è proprio uno scurire il viso opaco, poco luminoso, no? Infatti questo colore che ti dicevo prima non me lo vedo bene neanche nel make-up. Bella. Molto meglio. Molto meglio. No. Meglio del rame però. Sì, sì, perché è più chiaro. Vero? Sì. E il migliore in assoluto sarebbe questo. Adesso. Io però uso tutti i gioielli dorati ultimamente. Vabbè, ma lì ci sta. Come ti dicevo prima, poi la monocromia è un aiuto. Se a te piacciono di più i gioielli oro, ti vedi bene, stanno bene con il tuo stile, io li continuerei a mettere. Okay, ok, meno male, meno male. Approvati. Riproviamo i due freddi, che comunque stanno bene. Però vedi che questo un po' ti appesantisce la parte del mento, sì, non per adesso, ma nel tempo, eh? Okay. Mentre questo ti dà molta luce, come sì, proprio se ti illuminasse benissimo gli occhi.
Allora, che bello, passiamo alle cornici, ragazzi, non vedevo queste sono delle cornici del sottotono, non delle stagioni. Sottotoni, sottotono. Ok. Quindi facciamo un recap, abbiamo visto tutti i drappi del sottotono, nel tuo caso freddo, però vediamolo anche vicino al viso. Questa è una palette fredda e questa è una palette calda. Mamma mia. E di come cambia proprio il colore del viso. Qui viene molto fuori l'occhio, proprio la sclera diventa molto bianca, le labbra molto... cioè, non serve mettere niente. Qui si perde l'occhio, cioè non c'è un focus qui. Qui invece è come se avessi più tridimensionalità e tutti i colori rimandano al centro del viso, appunto per renderlo ancora più bello, più luminoso. Primo passo, abbiamo capito che sei fredda. Ok. E intanto lo sapevo. Questo lo sapevo, sì, sì. Per le competenze del make-up, più che altro. Adesso prendiamo le due stagioni fredde, che in armocromia sono la primavera, scusami, l'estate e l'inverno, e andiamo a valutare l'intensità. Quindi va bene un colore freddo, ma un colore, l'intensità e la brillantezza dei colori. Lo metto brillante o lo metto più soft? Dove si vedrà prima il viso? Con un colore più brillante o con un colore più spento? Ok. Quindi d'ora in poi tutte le cose che ti metto ti stanno comunque bene perché sono colori freddi, quindi okay, non vediamo più colori che stanno male. Ok. Però cerchiamo di capire quale ci fa dire wow e quale ci fa dire va bene, però non mi fa impazzire. Ok. Ok. Allora abbiamo verde salvia dell'estate, lo usi tu questo colore? Sì, molto. Come ti vedi? Benissimo, mi piace molto, tanto. Adesso proviamo invece il verde bandiera, che è un verde molto brillante, sarebbe su di te con un po' di scollo. Ok. Ok, appunto per non fare in modo che il viso comunque rimanga visibile, perché io adesso quando te lo avvicino, tu guardati bene il viso. Qui tendi a guardare prima il drappo del viso. Sì. È un po' Beh. Troppo prepotente. Cioè non mi sta male? No. Però è vero. È predominante. Sì, quindi ecco. Io ti incontro struccata, magari con la coda, con un maglioncino così, tu sparisci. Mentre dobbiamo fare in modo che si veda prima il tuo viso. Quindi questo va bene se hai tempo di truccarti, benissimo, perché è un verde freddo. Se ti piace come stile, benissimo. Ok. Se vuoi mettere un po' di scollo, meglio ancora, di modo che magari tra un po' di trucco, il capello sciolto, non hai proprio il colore sotto il viso che ti ruba tutta la scena, quindi okay, quello lo puoi mettere. Ti si fa vedere prima il viso, però secondo me è troppo grigiastro, tende a spegnere un po'. Ok. Ti faccio vedere un verde che secondo me è il tuo e vedi la differenza. Okay. Non l'ho mai messo questo colore. Ti piace oppure no? Sì, è un verde piace. Pastello, molto chiaro. Molto questo chiaro. Calcola che sta male anche alle altre tipi di summer. Cioè, sai che ci sono tre summer. Ogni particolare tipo di summer ha un colore che alle altre non sta. Ah. Ok? E questo è un po' il colore che le altre summer, quella che non sei tu, non sta benissimo. Che adesso ancora non mi spoileri. No, però guarda la differenza. Questo non è male, no, assolutamente. Non è male, però questo qui ti dà più luce. Bassa intensità e alta intensità. Vedi che è un po' troppo questo? Non c'è una differenza così sostanziale come appunto prima che guardavamo caldo sì, e freddo. Sì, però qui vedo prima il viso e qui un pochino, sono un pochino troppo prepotenti. Sì, sono molto forti. Vanno su di me. Comunque bene, ok, perché sono freddi, quindi vanno bene. Meno male, perché mi piace questo verde. Sì, però sai che un po' devi truccarti qui, proprio per far uscire il viso, altrimenti ti va in secondo piano. Sottotono freddo, ma appunto, Nicole lo sapeva già. Sì, questo l'avevo anche detto in qualche video. E qui, e anche tanti avevano indovinato forse su Instagram che avevi fatto. Sì, 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 la maggior parte mi aveva detto summer e poi una buona parte anche spring. Ah. Quindi. E hanno ragione anche loro, poi vi spiegherò perché. Ok, infatti questa cosa mi interessa particolarmente. Qui abbiamo il contrasto, le fantasie. Non mi ci vedo okay, bene. Tu usi fantasie oppure no? Di solito no, raramente, a volte. Okay. Beh, tipo oggi ho una gomma così con okay, i fiorellini. Comunque, se è lontano dal viso va bene un po' tutto, ok? L'importante è che non sia vicino al viso. Questo ti serve per la fantasia e il livello di contrasto, se hai presente la ruota di Hit, no? Che hai colori molto opposti, sì, tipo un rosso, un blu, un verde, un giallo, c'è chi sta bene, c'è invece chi sta bene con magari la righina sottile bianca-azzurra, un po' il tuo caso, no? C'è chi sta bene con un abito a fiori, pochi fiori e grandi, c'è chi invece sta meglio con un abito con molti fiori piccolini. Questa cosa delle fantasie interessanti non ne so nulla. No, è molto bello. Tu immaginati questo,
è un po' troppo prepotente. Anche molto, qui arriva per me è veramente troppo forte. Si vede solo il braccio. Sì. Qui non è una questione di colori perché abbiamo un panna che tende un po' a sbattere, sì. Però la riga più sottile ti fa vedere prima il viso, mentre questo si vede solo giù. Io ti incontro e mi viene da guardare giù, ok? Sì. Quindi la fantasia deve essere piccola e di colori molto simili tra loro. Questo è anche il motivo del perché le summer come te non stanno benissimo con i rossetti rossi oppure il lampone troppo scuri, perché rischiano di sembrare volgari, mentre ad esempio un inverno sta molto bene. Il problema qual è? Che sei molto omogenea, quindi immaginati una foto in bianco e nero. La faccio io, la fai tu. Siamo questa cosa della foto in bianco e nero non l'ho mai capita, però capire il contrasto. No, allora, fai una foto in bianco e nero tu, è tutta grigina. Non c'è un elemento che dici il capello è molto scuro, l'occhio è molto chiaro, brillante rispetto al resto. No. È tutta molto uniforme, stessa cosa Jennifer Lopez che è autunno. Però avrà una foto in bianco e nero più scura, quindi è tutta grigia, però più scura, ma è omogenea, come omogenea la tua, come omogenea la mia. Ok. La fa Monica Bellucci, ha l'occhio molto scuro, quasi nero, il capello molto scuro e la pelle chiara, quindi nella foto in bianco e nero si vede un po' di contrasto. La fa Megan Fox, mora con l'occhio azzurro, si vede ancora di più. Okay? Ok. Quindi se tu mi dici io mi metto un rossetto lampone o fucsia, sto bene? Allora, sì, perché è un colore in palette il lampone, perché è freddo, però si tende a guardare solo la bocca, quindi risulta volgare. Fosse un occhiale benissimo, perché l'attenzione va sull'occhio, sulla bocca è un po' più difficile. Invece il rossetto rosso, perché io mi vedo bene con i rossetti rossi, però molto freddi. Sì, ci sta, però sai che... Però è vero, la prima cosa che vedi sono le labbra. Bocca, sì. Sì. Abbiamo un contrasto basso, un'intensità bassa e un sottotono freddo. Quindi categoria summer. Queste tre caratteristiche sono le tre caratteristiche principali dei sottogruppi. Quindi abbiamo l'estate assoluta, dove queste tre caratteristiche, quindi light, soft e cool, si equiparano. Okay. Non ce n'è una predominante. E poi abbiamo delle caratteristiche specifiche che vengono più fuori, tipo l'essere più chiara, l'essere molto molto fredda, o l'essere più soft, quindi molto omogenea. Ok. Ok, adesso li proviamo tutti. Se ci piacciono tutti allo stesso modo, siamo un'estate assoluta. Okay. Altrimenti, se vediamo delle differenze, capiamo a che sottogruppo appartieni. Allora, partiamo. I primi quattro drappi sono summer soft, colori particolarmente polverosi, quindi con del grigio all'interno. Ok? Ok. Tutti ti staranno bene, qualcuno un po' meno e qualcuno un po' di più. Okay. Abbiamo detto questo verde Summer Soft non è male. Proviamo il verde della Summer Cool. Aspetta, scusami che l'ho perso. Eccoci qua. Un po' meglio. Sì. Guarda che sono, esatto, non sono tanto differenti, però... No. Puoi mettere tutti e due, però questo un po' tende a ingrigire quasi il viso. Sì. Questo ti dà già più luce. È vero? Mm? Oddio. E riproviamo. Piace un sacco questo. È molto molto bene. E anche questo. Anche questo. Forse questo male. Addirittura meglio. Questo non è male. Vero? È un pelino scuro, questo. Però il verde pastello alle altre stampe sta malissimo, te proprio ti dà una luce molto bella. Ok, infatti mi piace molto e non ho niente di questo. È molto però... luminoso questo. Adesso mi rifarò il guardaroba. Qui non è male, però vedi che è come se ti scurisse leggermente. E qui ti dà un pochino più di luminosità, sì. Poco, ma c'è sì. La differenza. Andiamo avanti con sempre la Summer Soft e abbiamo un rosa antico. Rosy? Non tantissimo. Male non è. No, infatti non è male, non me lo vedo male. Proviamo il rosa della Summer Cool, che è bello, un pelino forse tanto. Sì, no? Accesino. Un po' tipo molto acceso, però comunque però molto bello. Mi piace. Sta molto bene. E lilla. Secondo me questo mi sta meglio, vero, sì. Infatti qui sei in piano tu. Questo comunque ti sta molto bene, ma si tende a guardare prima il colore. Esatto, sì. E il rosa antico secondo me va bene, ma tende ad appiattire il viso. Quindi tra tutti i rosa io starei su il lilla. Andiamo avanti, abbiamo il tortora.
Non mi piace. No, non mi piace affatto. Ok, quindi ogni, come ti dicevo prima, ogni sottogruppo ha un colore solitamente che alle altre summer, sempre summer, non sta benissimo. Nel caso della summer soft è questo, il tortora, che ha una summer cool e una summer light, non è che stia così bene. Il grigio perla non è male, non è malissimo. Però non è... Però non diciamo wow. No. Quindi la summer soft la accantoniamo, passiamo alla summer cool, il malva, bello. Non mi piace. Bello. Però anche questo è forte. Molto. Il verde di prima che è molto carino. Poi abbiamo questo blu. Questo mi piace molto, però anche questo è bello forte. Sì, ci sta molto bene comunque. Lo indosso spesso questo blu. Mi sembra di sì, di ricordare. E vediamo un azzurro, magari un avio più chiaro, se è meglio. Secondo me è meglio. Molto meglio. Qui vedo prima il viso, questo proprio io mi vestirei sempre così. Se fossi in te, ti sta benissimo anche con gli occhi, la sclera dell'occhio, la bocca. Questo non è male, però vedi che è un po' troppo, sì. Un po' quasi troppo scuro. Sì. Perché la summer cool solitamente confina con l'inverno cool, quindi ha dei colori un pochino più strong, riesce a portarli meglio. Okay. Solitamente sono ad esempio bianca balti, il capello è sempre abbastanza castano naturalmente, l'occhio è azzurro ma è un azzurro che si nota da lontano. Ok, quindi nel mio caso abbiamo la stessa stagione. Nel nostro caso l'azzurro sì c'è, è un occhio chiaro, un occhio bellissimo, ma non è un occhio brillante. Okay. Quindi se noi ci avviciniamo a Bianca Balti piuttosto che a Claudia Schiffer, il loro colore di occhio si vede che è azzurro. Il nostro ti chiedono, magari, anche i tuoi cambiano, perché i colori della sì. Summer Light a volte un po' grigi, un po' verdi, un sì. po' blu, no? Quando c'è il sole diventano come più verdi sì. e chiari, e quando c'è brutto tempo diventano più, più blu e grigi. Sì. Che è strana questa cosa, cioè una mia caratteristica è... Però sì. rientro sempre le summer light, sempre come pazzesco. Il discorso dei riflessi rossi nei capelli che ti dicevo vengono... che ho e non mi piacciono, infatti ecco. Li copro con i colpi di sole. Fai benissimo, da continuare perché così. Non mi sono mai vista no. bene, mi sbattono tantissimo, sono proprio diventano biondi sotto al sole, proprio sì. chiari sì. ma in inverno rammati. No, c'è da starci molto dietro anche con l'antigiallo, con il tonalizzante, esatto, spesso. Esatto. Poi abbiamo questo rosa che comunque ci piace, è bello, più d'estate che d'inverno, perché magari tende un po' anche a sbattere perché è un po' troppo carico. E arriviamo ai tuoi colori, summer light, particolarmente chiari, vanno bene i colori soft. Abbiamo scoperto sono summer light. Sì, vanno bene soft, vanno bene freddi, però soprattutto chiari. Io quando ti vedo, non vedo una persona particolarmente fredda, non vedo una persona particolarmente spenta o uniforme, vedo più una persona chiara. È la prima caratteristica che mi viene. Sì, ok. È quello che mi dicono sempre, da sempre. Qui dovremmo dire wow, questo che era il colore che mi dicevi prima. È meraviglioso. È il Tiffany, l'acqua marina, no? Il Tiffany è il mio colore, il nostro colore. Questo è proprio bellissimo. Questo l'abbiamo visto prima, è altrettanto bello, quindi anche qui io direi un bel wow. Il verde pastello, bello. Questo non l'ho mai messo, è lilla bellissimo. È lilla bellissimo. Può essere anche un rosa chiaro, ha tutti i colori freddi tipo e il chiari. Cipria. Bravissimo. Perché quindi quello è proprio un colore che mi piace un sacco, il cipria. E l'abbiamo visto anche prima un rosa baby che comunque ti stava molto bene. Ok, basta che non sia un salmone, una... un po' sporcato un pesca di arancia. Esatto, anche il pesca me lo vedo malissimo, no. Non posso indossare, io ovviamente parlo per quanto riguarda il make up, ma anche i vestiti, il pesca, il corallo e pesca, c'è cioè proprio... No, ma il make up è fondamentale, quanto come i capelli e quanto come gli orecchini, gli accessori sul viso, perché se avete un vestito del colore sbagliato, ma tutto ciò che è sul viso è giusto... Va bene, basta un po' di scollo, dico mi metto l'abito nero, ma ho il capello freddo, okay. L'orecchino giusto. Quindi si riesce anche con il trucco? Sì, sempre, è importantissimo. Ma è il contrario, non è che una persona dice mi vesto in palette e poi mi trucco con l'arancione. Certo. Okay, perché certo. lì non ti aiuti, ok? E quindi i tuoi colori sono colori freddi e particolarmente chiari. Aspetta che cerco di metterteli bene. E sono anche molto belli insieme. Sì, infatti. Bellissimo chi...
ha la fortuna di avere uno stile più romantico, perché comunque si adattano benissimo questi colori a uno stile romantico, meno uno stile eccentrico, però Ma insomma, infatti mi piace molto come stile. ti stanno molto bene. Come ti vedi tu? Benissimo. Sono i tuoi. Io ti Questi sarei... Sì. tre lo sapevo, ma questo non lo sapevo. Non ho niente di questo È colore, anche devo un pochino più rimediare. difficile da trovare, non è facilissimo come il lilla, l'azzurro, però quando si trova è molto molto bello. Io ti farei vedere, per curiosità, i colori dell'autunno deep, che è la tua stagione opposta. Oddio, sì, Quindi, no, sono quelli proprio lo calda, so, tipo senape e sì, tutte ma quelle anche molto colorazioni. scuri. Quindi Ok. vediamo un attimo. I colori da non mettere mai. Il cioccolato. Non mi ci Che vedo. l'occhio qui sparisce, purtroppo non si vede neanche. L'ottanio Che questo pensavo tempo fa che mi stesse è bene. molto caldo, Invece questo è molto. ciao. Il giallo caldo può essere un giallo girasole Ah, oppure non il è senape. senape. Ah, No, il ok. senape è questo, che comunque non è il tuo. Questo proprio anche senza nessuna analisi Ok. No, armocromatica lo ti sapevo, proprio mi accorgevi. vedevo male, È sì. un colore che non è il tuo. È rosso. Che tra l'altro è il top che ho Sì. oggi, Il rosso. rosso freddo io te lo faccio vedere, che è un rosso più rubino, un rosso Che è ciliegia. quello che secondo me mi sta bene, Ti che sta indosso bene. di solito con i rossetti, Ecco. esatto. C'è differenza qui, Sì. eh. Cioè, qui è come proprio ti fossi truccata in 02, qui no. Mi si vedono più tipo degli arrossamenti nella pelle con Leggermente sì, questo. leggermente sì. De decisamente no. Proviamo la differenza. Cioè, Allora, siamo giunti al proprio tutti questi punto. quattro assieme comunque meravigliosi, eh? Bellissimi, Sì. bellissimi. Abbiamo capito che sei Summer Light. Summer Light è, ragazzi, il È responso. È ufficiale. ufficiale, bellissimo. Allora, in questo momento dobbiamo capire a che stagione andare a rubacchiare i colori. Ok. Quindi la Summer Light confina con la Spring Light. Perché l'altra Per questo stagione dicevi che chiara, non avevano proprio sì, tutti i torti. l'altra stagione chiara è la Spring, non ce ne sono altre, le altre sono scure. Quindi andiamo a rubacchiare dei colori alla Spring Light. Quando scopriamo il sottogruppo è fondamentale, perché se te fossero stati bene tutti allo stesso modo, quindi non vedevamo differenze, saresti stata un'estate assoluta. Sono rare, però ci Ah sì, sono. Sì, ok. perché c'è sempre un colore con cui stai meglio, con quello più chiaro, con quello più intenso, con quello più soft, no? Nel tuo caso abbiamo scoperto appunto che sono i chiari. Ti starà meglio un colore caldo e chiaro piuttosto che uno scuro e freddo. Ok. Ok? Pensavo il contrario, ok. Perché? Perché appunto quando si scopre il sottogruppo vince sulla stagione. Quindi è meglio un colore della Spring Light piuttosto che un colore della Winter, che è una stagione fredda. Quindi la Ok. prima cosa che devi guardare quando vai a fare shopping non è il colore freddo o caldo, è chiaro, e già lì in mezzo negozio non lo guardi più, soprattutto in autunno e inverno, si spende meno e si Esatto. spende meglio, perché poi si usano anche le cose di più e più volentieri. Quindi io ti farei vedere i colori della Spring che Ok. puoi rubacchiare e vediamo un po' se... Non mi sono mai soffermata sulle spring, cioè sui colori della spring, perché appunto sapendo di non essere ho detto ok, scartiamo, E invece invece sono no. importanti. Proviamo. Interessante. Questo è il lime che ti dicevo, io non mi ci vedo bene. Non è male. Però il rosa, Il rosa è pastello. molto meglio, però se io devo paragonare questo a un blu scuro, ti vedo meglio con questo. Ok. Ma effettivamente non me lo vedo male. No, qui basterebbe un minimo di scollo, un minimo di abbronzatura in più. È un po' scuro questo, Sì, tende a scurire e a sì. indurire i lineamenti. Tu li hai perfetti, però se fosse una persona che magari o ha il mento un po' pronunciato, o appunto non è Si vedrebbe di bellissimo, più. sì, sta molto meglio con un colore chiaro e caldo. Vediamo anche gli altri. Beh. Questo mi piace molto. Soprattutto appunto adesso che sono un po' abbronzata, mi piace Ti sta molto. molto bene, questo è il Very Peri, che era il colore l'anno scorso, no? Quindi non è lilla freddo, è un pelino più caldo, però vedi che è chiaro e ti sta comunque Sì. bene. Sì,
Il turchese. Anche questo mi piace molto. Ti sta molto bene anche questo, quindi insomma, se lo paragoni a un blu scuro, io direi tutta la vita questo. Che infatti è un po' certi più colori caldo, della Spring dicevo, però anche questo colore mi piace un sacco. Molto bene. E poi abbiamo un giallo, no, non è un giallo questo, è più un pesca, però un pesca molto chiaro. Chiaro, preferisco decisamente questo però, poi ho questo qua, lilla caldo. Però, non però effettivamente me li vedo, sì, me li vedo bene. Non sono male. Anzi, vediamo la tua Summer Light proprio. Ecco. Sì, non vedevo l'ora, ti dico. Che dici? Bellissimo. Tienila pure che io ti faccio vedere le altre, così vediamo le differenze. Adesso vediamo i colori della Winter, che è una stagione, tienila su. Ah, sì. Una stagione fredda come te, ma scura, profonda. Noti qualche differenza? Sono troppo forti. Sono troppo forti e poi tendono un po' a scurire anche il viso, quasi anche questo nero e viola vicino agli occhi un po' invecchia. Sai che stavo per dirti che il nero, non mi piace proprio il nero, cioè il peggiore secondo me è questo. Il nero e il viola molto scuro, mentre questo vedi che ti fa proprio super, bellissima. Una palette da non usare mai, la Spring e l'autunno. Questa va bene per i colori Spring Light, che possono essere appunto il turchese. Infatti questo è molto bello. Ecco, il rosso meno, l'arancione meno. E poi abbiamo proprio il contrario. No, questo è Summer, va bene. Questo è Summer... Summer assoluta. Okay. Però vedi che anche il grigio un po' tende a sbattere un po' l'occhio. Infatti ti dicevo il grigio, questo grigio qua. E il blu anche è troppo scuro rispetto alla Summer Light, che invece è... La tua. Decisamente, proprio, decisamente. Proprio la tua, vediamo anche l'autunno. Terribile. Non è, anche il verde bosco, tutti quei verdi molto scuri non sono giusti per me. Anche questo marrone. No, no, no. Mi spegne tanti... C'è la differenza. Che tu un'altra cosa. Pazzesco, bellissimo. Adesso io ho una cosa che ti piacerà, sono sicura, che è la palette dei rossetti. Ok, quindi tutte le tonalità da mettere per te. Questo mi piace moltissimo. Questo è molto bello, è un po' l'alternativa al rosso, ok? Che non andrebbe messo su di te, il rosso quello proprio fuoco, caldo. Okay. Questo è ancora più mi piace. Questo forse era un po' troppo prepotente sempre, no? Come si vedeva tanto. Sì. L'altro invece è più armonico, più elegante, più delicato, molto bello. Sì, anche più somigliante in realtà al mio colore. E anche appunto questo, anche questo ti sta molto bene. Però questo lo vedo, non lo so, questo mi piace di ti più. Ti piace di più? Sì, però magari sono proprio gusti. Sì, ma ti sicuro. Però come colore mi sta bene, me lo vedo bene. Vediamo se ce l'ho la Spring Light, che te la faccio vedere. È questa. Che comunque non è male. Non è male. Cioè, gli unici che non vedo benissimo sono questi due. Stavo per dire la stessa cosa. Però per il resto, guarda. Specialmente questo rosa, questi due. Anche questo, questo verde azzurro. Molto chiaro, l'azzurro ti sta molto bene. E sono caldi, ovvio che se riprovi l'altra è tutta un'altra mi cosa, ovviamente. Però, però posso rubacchiare. Assolutamente sì. Ok, io ti ringrazio tantissimo, sì, ragazzi. Chi di voi aveva indovinato? Bravissime, complimenti. Bravissime. Perché devo dire che appunto la maggior parte mi avete sempre detto Summer e alcuni Spring. Quindi ci siamo, perché sono Summer ma posso rubacchiare dagli Spring. Quindi mia family, abbiamo scoperto che sono Summer Light. Io ti ringrazio tantissimo Camilla per avermi raggiunto qui a Trieste, per avermi fatto insomma scoprire finalmente il mio sottogruppo della mia stagione. Lascerò il link all'Instagram di Camilla qua da qualche parte. Ma lei sappiate che è di Treviso. Sì, io lo studio fisso a Treviso, poi mi sposto soprattutto in Veneto, poi sarò anche a Milano molto più frequentemente da settembre in poi. E quindi se volete appunto scrivetemi, che ve la faccio super volentieri una seduta di immagine. Super consigliatissima, assolutamente. Grazie di cuore davvero. Grazie a te. Scrivetemi se ve l'aspettavate che io fossi Summer Light. Onesti però. Ciao a tutte. Bacio grande a tutti. Ciao ciao. Ciao.